Soffermiamo la nostra attenzione sulla tipologia B. Ti è capitato più spesso di leggere un articolo di giornale o un saggio breve? Quali saranno le differenze tra i due tipi di testi? Proviamo a ricavarlo dalle consegne ministeriali. La tipologia B è preceduta dalle cosiddette consegne ministeriali. Cosa sono? Sono indicazioni fornite allo studente che hanno lo scopo di guidarlo a nella scelta delle due forme di testo, saggio breve, articolo di giornale, B nella stesura del testo. La prima scelta importante è quella tra saggio breve e articolo di giornale. Che cos'è un saggio breve? Abbiamo detto all'inizio, saggio breve è un testo o tema argomentativo documentato che prevede semplicemente due operazioni. Lo studente dovrà leggere e analizzare attentamente i documenti, interpretarli, cioè dare una propria interpretazione, ricavare cioè l'informazione fondamentale o l'idea principale e confrontarli. Dopodiché, su questa base, sull'analisi, l'interpretazione e il confronto, lo studente è chiamato a scrivere una trattazione. E la parola è molto importante perché la trattazione è molto diversa da un articolo di opinione. La trattazione prevede la discussione oggettiva e anche stilisticamente molto controllata di un argomento specifico, esempio la scissione dell'io, la coscienza divisa e scissa in Petrarca, è un tema specifico che prevede appunto la conoscenza dell'argomento da parte dello studente e anche la capacità di interpretare i documenti forniti. Il titolo deve essere coerente all'argomento e anche la destinazione editoriale deve essere coerente al taglio oggettivo e formale, altamente formale, del saggio breve. Abbiamo ipotizzato, abbiamo parlato di Petrarca e quindi la destinazione di un saggio breve su Petrarca è una rivista specialistica di taglio letterario. Se scelgo per esempio l'ambito socio-economico, posso destinare il mio saggio breve a una rivista che si occupa di problemi di questo tipo, esempio l'IMES. Okay. È facoltativa l'organizzazione in paragrafi. Cosa cambia se lo studente sceglie l'articolo di giornale? Cambia molto perché l'articolo di giornale non prevede una trattazione oggettiva e formalizzata di un argomento, ma prevede ben altro. L'articolo di giornale innanzitutto prende spunto dalla realtà, dall'attualità, e quindi lo studente è chiamato in un certo senso a individuare un fatto, anche inventandolo, sulla base del quale costruire un'opinione. Un'opinione sua personale, basata però sempre sui documenti e i dati forniti nel dossier. L'articolo di giornale, l'articolo di opinione, come vedremo, parte sempre da un fatto, da un dato, da una ricerca che lo studente può individuare nei documenti, ma che spesso è chiamato, per così dire, a inventare. Quindi la fantasia è ammessa. L'articolo di giornale deve avere un titolo appropriato, quindi titolo ad effetto e sottotitolo, e la destinazione. E lo studente è chiamato a individuare anche la destinazione. La destinazione può essere un quotidiano nazionale, Corriere della Sera, La Repubblica, oppure anche un magazine della Corriere della Sera, della Repubblica, esempio 7 il venerdì, oppure molto più semplicemente il giornalino scolastico. Per entrambe le forme di scrittura, lo studente non dovrà superare 4-5 colonne di metà di foglio e protocollo, ma per questo non ci sono problemi. Qual è la differenza fondamentale tra il saggio breve e l'articolo di giornale? È nello stile e nella forma, come vedremo nei prossimi video tutorial.